E fra millenni Federico II sarà ancora anticipatore. Lui rimane ancora avanti, noi siamo ancora lì dietro a correre per raggiungerlo. Quel Federico non era normanno, era svevo. Però già lui aveva capito come introdurre l'arabo normanno. Si capirà perché sei lo stupore del mondo, lo splendore del Medioevo, l'anticipatore, il visionario, il realizzatore, il costruttore, il pontefice, lo scomunicato. L'uomo che verrà. Riuscirà a trasformare in forme artistiche i castelli, i palazzi, che sono proprio la rappresentazione del potere federiciano. In quel tempo vigeva la multiculturalità. Lui stimava tanti aspetti della religione musulmana, della religione ebraica e della religione cattolica. Cominciò a parlare quella lingua stranissima che poi sarà l'italiano. L'italiano è nato in Sicilia. Non tutti lo sanno, eh? Noi siamo coetanei di Gerusalemme e Babilonia. Ecco dov'è la forza di questa città. Noi siamo una città migrante, orgogliosa di accogliere tutti. C'è in atto un cambiamento epocale che non sappiamo ancora come andrà a finire.